Si svolgerà fino a domani in tutta Italia la seconda edizione della settimana della Special Olympics di pallavolo. Si tratta di una manifestazione nata dall'esigenza di promuovere questo sport di squadra già molto partecipato in Special Olympics nelle scuole con le modalità dello sport unificato. Lo sport unificato schiera in campo atleti con e senza disabilità intellettiva, uno strumento essenziale per porre le basi di una società sempre più aperta ed inclusiva. Oggi appuntamento anche a Gela, grazie all'iniziativa promossa dall'Associazione Orizzonte presieduta da Natale Salucci. Stiamo facendo questa esperienza anche quest'anno con l'Istituto Ettore Majorana, con i ragazzi, per creare i presupposti di una squadra unificata per poter partecipare a luglio ai giochi nazionali che si svolgeranno a Biella. È una bella manifestazione con più di 100 alunni con e senza disabilità per dimostrare la validità dei ragazzi con disabilità intellettiva e l'importanza dell'integrazione, la coesione ed la possibilità di giocare assieme e per uno scopo comune, quello di stare bene nella società. La nostra preside Mirella Di Silvestre ha abbracciato sin da subito questa collaborazione con l'Associazione Orizzonte di Gela in favore della Special Olympics Italia. E questo perché da noi è molto sentita l'integrazione e la partecipazione per favorire l'integrazione dei ragazzi disabili, ma anche per dare un messaggio che è quello di no al bullismo, no al razzismo. Questo è quello che la nostra scuola ha voluto comunicare, vuole comunicare, aderendo a questa bella iniziativa. Noi riusciamo ad aggregare persone diverse, cioè persone normodotate con persone che non normodotate. Quindi è un momento di aggregazione importante per far rivivere questo sport in maniera così unificata.